Allora, ciao a tutti e benvenuti in questo video in cui vi farò vedere i miei botti di Capodanno 2013. Piccola premessa, mi sono procurato il tutto con due carichi, non è molto però vabbè. Allora, iniziamo subito con due scatolette di minicicciolo a doppio colpo, Double Crash, marca Alessi. Poi, due pacchi di mitragliette trick and track e con miccette, queste qua sono due pacchi da 10 pezzi ciascuna, 10 pezzi a pacco. Dopodiché abbiamo una e due bustine di bombette cipollette fumogene, una tutta verde e un altro colorato. Tavole abrasive o come si chiamano, ovviamente per accendere i petardi pesanti. Un pacchetto di libellule, non farfalline, libellule da 2 euro e all'interno credo ce ne siano 6. Poi, adesso andiamo sul pesante, una scatola di Magnum da 50 pezzi piena, non ho fatto manco uno. Magnum testa rossa, testa viola che sembra. E da niente, da 50 pezzi. Poi una scatola di Zeus con all'interno ovviamente Zeus e anche altri fiorellini simili alle girandole. Ne ho 10 pezzi. Chiamano Flowers Charm, 20 centesimi ciascuno. La scatola dei Zeus, Zeus testa rossa credo, testa nera, boh. Non piena, ne ho fatto qualcuno, ma comunque non era piena. E infine due Black Thunder stagionati di un anno, questi sono del Capodanno scorso e li ho lasciati stagionare per un anno, quindi fanno un bel botto, bello secco, 1.1G. Non si vede? Si vede niente, vabbè. E niente, questi erano i miei botti, piccolo riepilogo. Mini ciccio, do due scatole di mini cicciolo a doppio colpo. Due pacchetti di mitragliette da 10 pezzi ciascuna, quindi 20. Due fumogeni colorati e non. Tavolette per accendere ovviamente, una pacchetto di libellule da 6, fiorellini girandola da 20 centesimi ciascuno, Magnum da 50 pezzi, Zeus credo ce ne siano rimasti una quindicina. E due Black Thunder da 1.1G ciascuno, stagionati ovviamente. Bene, questi sono i miei botti di Capodanno 2013. Se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao a tutti!